quarta classificata nella sezione B lingua italiana, la grande poetessa Maria Cirafici. Con quale poesia hai vinto? Tutto è cambiato. E allora ascoltiamo questa poesia che porta come titolo Tutto è cambiato. Con piacere. Tutto è cambiato. All'improvviso tutto è cambiato. È arrivato il momento di andare oltre, di guardare avanti e scrollarsi dal passato. Non sono più la stessa donna, ho accantonato i vecchi dissapori e curato il mio dolore. Nessuna inquietudine né tensione, ma l'inizio di una nuova rigenerazione. Le nuvole all'orizzonte svaniscono con i profumi portati dal vento. Si riaccende la voglia di stare insieme, di riequilibrare desideri ed energie, indagare sulle grandi verità dell'amore, dove spesso la ragione si smarrisce, lasciando intatta la capacità di riconoscerlo. L'estate danza nel calore di un intenso abbraccio, con la luna che amplifica le emozioni, fare nostro l'attimo e poi felici tentare di fermarlo, mentre i fiori di pomelia dell'albero in giardino, complici, mi fanno l'occhiolino. Maria, tu hai ricevuto tantissimi riconoscimenti, hai partecipato a tantissime antologie, le tue poesie sono state pubblicate in diverse antologie, tra l'altro anche nelle nostre enciclopedie, quelle pubblicate dal Cenacolo Letterario Italiano, via 25 novembre. Ma che cosa è la poesia per Maria Cirafici? Per me la poesia sono emozioni sulla carta, sono pezzettini di noi che trasmettiamo agli altri. Quindi leggendo è come un'opera d'arte, la gente deve riconoscersi in quelle emozioni che credo che siano proprio la spinta dell'amore, del mondo. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Di passare le mie ore liete, le mie ore piacevoli sempre a scrivere, perché per me oltre alla lettura la scrittura mi riempie la vita, è il mio mondo. Qual è il consiglio che dai ai giovani che si iniziano a scrivere poesie, sono alle prime acque, diciamo? Il consiglio è intanto di leggere, perché nessuno può scrivere bene se non ha letto. Dobbiamo essere bravi lettori, perché leggendo si conoscono mondi nuovi, personaggi nuovi, si vive grazie a questi personaggi, si vivono storie fantastiche, e poi di fare un'introspezione personale e capire veramente quali sono le emozioni e i sentimenti che muovono il mondo.